chiacchierato piacevolmente con Antonioni, che mi ha ricordato un altro momento importante della nostra storia e della mia vita, che ero ancora studente, quindi cercherò. Anche io, uno di quelli che non ha capito, quindi ha sì, per quello. Sentite, spendo due parole anche collegandomi a quello che diceva il sindaco Galimberti, perché bisogna saper cogliere l'attimo, no? E questo credo che sia l'attimo di ragionare sul tema del management. Io l'ho vista così. Ho questa grande determinazione nel discriminare tra il buon management e il cattivo management, e il buon management è una condizione fondamentale di sviluppo anche del nostro territorio, delle aziende, così come magari delle istituzioni, degli enti, eccetera. E allora, scorrendo il libro, in verità mi hanno sgamato su alcuni passaggi a Firenze, io l'ho letto su Frecciarossa, ma andavo un po' con i professori un pezzo di qui, un pezzo di là. Mi ha colpito innanzitutto il sottotitolo, non per caso. Io credo che nella costruzione di un profilo manageriale si sommino tante cose, e nel libro un po' le ho colte. Vi faccio solo due o tre esempi perché non sono qua a fare il protagonista evidentemente della mattinata. C'è un tratto in qualche modo di unconventional, di disruptive, no? All'inizio Salvadeo, forse all'inizio della sua carriera, dice che è andato in un'azienda, c'era un mamma santissima che non l'ha considerato, probabilmente qualche supponente professorone o addetto alla ricerca di gruppo, non ricordo, e gli dice quello che avremmo tutti, mi lasci un suo Debian, no? Lui prende, va da una segretaria che era lì, prende un foglio bianco, scrive Debian e gli dice, quando viene fuori il suo capo, glielo consegni, questo è il mio biglietto da vita. Questo è un tratto che secondo me accompagna i manager che sono anche personaggi di rottura. Io che ho seguito molto Marchionne andando a leggere quello che ha fatto, aveva dentro episodi di rottura. Poi trovate nel libro dei valori fondamentali. Quando parla del lavoro, citando il papà, il lavoro è un valore, e la parola investimento in qualche altro passaggio è fondamentale. Il nostro paese deve recuperare la cultura dell'investimento a prescindere dal goloso piatto del PNRR, perché tutti ne parliamo. L'investimento è una cosa che deve avere anche il tratto del rischio, no? Il tratto del coraggio. C'è un altro passaggio simpatico che evoca, secondo me, il rigore di analisi che i manager devono avere. A un certo punto lui dice, c'era un fornitore grasso e pasciuto, che probabilmente era lì, diciamo, sull'azienda da tanti anni, nessuno ci aveva mai messo dentro il naso, e dice, ma non può esserci un secondo fornitore, un terzo fornitore. Quanto c'è da imparare da questo aneddoto? C'è da imparare che bisogna andare dentro a scavarmi i numeri, a vedere il potenziale di miglioramento, a generare innovazione. Adesso non avrei voluto rinunciare a questo dibattito. Finisco con una battuta di Martin Luther King, che io ho citato spesso, che c'è a un certo punto che è sul senso della responsabilità. Una frase famosa in cui lui dice, può darsi che non siate responsabili per la situazione in cui vi trovate, ma lo diventerete se non fate nulla per cambiarla. Ecco, io credo